Senti ragazzi, oggi vi presentiamo quattro accessori proposti da iTrue, che è un noto marchio che propone tantissimi accessori Apple e non solo, di cui trovate un vasto assortimento di prodotti sul loro sito ufficiale. Questi quattro prodotti hanno una particolarità: tutti e quattro insieme costano 15 euro, sono veramente pochi. Tra l'altro, soprattutto uno di questi quattro accessori è veramente utile, quindi andiamo a presentarveli. Quello più utile è proprio questa batteria esterna per iPhone. La particolarità di questa batteria è il fatto che in realtà non contiene una batteria vera e propria, ma ha dei pannelli solari qui sulla parte anteriore che vengono ricaricati quindi dalla luce del sole. Ovviamente prerogativa di un funzionamento ottimale di questo accessorio è il fatto che dobbiamo trovarci in una zona dove comunque c'è il sole o al limite una luminosità buona, diciamo. Quindi se è brutto tempo o siamo all'interno quindi di un'abitazione, non, ovviamente non, i pannelli solari non riescono a carpire abbastanza luce. Questa batteria esterna è molto utile poiché tante volte, soprattutto d'estate, ci troviamo in giro con il nostro iPhone magari in spiaggia e ovviamente la batteria è il solito difetto che ha il nostro iPhone, si scarica in fretta, e questa batteria solare permette di andare avanti nell'utilizzo del nostro iPhone ad oltranza, quindi dove c'è il sole abbiamo energia. Si attacca, come tutte le altre batterie esterne, qui allo spinotto dock, al contrario, ecco qui. Ovviamente adesso è scarica perché non l'ho ricaricata, non mi sono messo al sole a ricaricarla. Comunque una volta ricaricata, quindi una volta che ha fatto il pieno di energia, ricarica il nostro iPhone più o meno al 60-70%. Non ci dà una carica completa, ma ripeto, se siamo all'aperto in realtà continua a ricaricarsi ad oltranza grazie al sole. Questa è la batteria solare, si chiama Solar Mobile Power Station. Ha una potenza di 800 mAh e acquistata singolarmente ha un costo di 9 euro, che sono comunque pochi se pensiamo alla particolarità di questo accessorio. Andiamo avanti, gli altri tre prodotti sono dei mini accessori, diciamo sono quelli adatti a fare un regalino ai nostri amici o comunque per spendere veramente pochi euro e avere degli accessori comunque utili. Quello più simpatico è questa ventosina, chiamiamolo Stura Lavandini perché questo è il suo nome. È praticamente uno stand per iPhone, l'abbiamo già visto, l'abbiamo proposto nella nostra Buyer's Guide a Natale, abbiamo proposto anche tempo fa in una recensione, e comunque al costo di un euro acquistato singolarmente, l'utilità di questo Stura Lavandini è questa: si attacca al nostro iPhone in questo modo a ventosa, una volta attaccato ce lo tiene praticamente, fa da stand, quindi possiamo vedere un film, appoggiare il nostro iPhone al tavolo e manovrare a mani libere con le nostre dita sullo schermo. Una volta che vogliamo staccarlo, si stacca facilmente, esattamente come tutte le altre ventose. Molto simpatico, anche perché funziona sia con un iPhone, sia con iPod Touch o altri smartphone. Comunque, per il costo di un euro è un simpatico accessorio e un simpatico regalino. Andiamo avanti. Yubao si chiama questo accessorio, sono due pellicole protettive per iPhone, ne abbiamo viste veramente tantissime di pellicole protettive. Io personalmente non le ho mai utilizzate perché credo che il touchscreen dell'iPhone sia molto più appagante con lo schermo libero. Non ho mai avuto problemi di graffi anche tenendolo in tasca con chiavi o monete, ma comunque c'è sempre qualcuno che utilizza l'iPhone magari in posti più a rischio, e quindi le pellicole protettive, quindi gli screen protector, sono molto molto diffusi. Questi sono ben fatti, solita plastica adesiva, si toglie la linguetta. Adesso io non l'andrò a applicare proprio per il motivo che vi ho detto, non la uso, quindi comunque si toglie la plastica, la linguetta adesiva qui, e si va ad applicare in questo modo, stando sempre attenti a non lasciare bolle d'aria. Niente di più semplice, quindi inutile adesso andarlo ad applicare.
la cosa interessante è che sono due, non una, ci sono due pellicole, quindi ne abbiamo una per la parte frontale e una per la parte posteriore. Naturalmente abbiamo sempre la solita clip per aiutarci durante l'applicazione in modo da non lasciare bolle d'aria, come vi ho detto, e acquistato singolarmente costa 2,50 euro, quindi anche questo veramente molto economico come accessorio. L'ultimo è molto simpatico, l'ho lasciato per l'ultimo proprio perché è quello che mi piace di più ed è quello che sinceramente andrò ad utilizzare più spesso. Si tratta in sostanza di un dock connector, ossia fa le veci del classico cavetto bianco Apple, quello che si attacca al caricabatterie, per capirci, lo vedete qui in foto. Quante volte capita che siamo fuori, magari dobbiamo attaccare il nostro iPhone al computer di un amico per prendere qualcosa, sappiamo bene che il Bluetooth sull'iPhone non funziona per ricevere e inviare dati a un computer e quindi abbiamo sempre bisogno di questo benedetto cavetto bianco che non possiamo, comunque non abbiamo sempre a portata di mano. In questo modo, con questo dock connector portatile e ritrattile, abbiamo la possibilità di inserirlo nelle nostre chiavi della macchina o nel nostro portachiavi, poiché è praticamente identico a un... sembra veramente la testa delle chiavi della macchina, ecco. Ma in realtà, una volta aperto nelle due estremità, viene fuori sia il dock, quello che si attacca all'iPhone, sia un piccolo spinotto USB con pochi centimetri di filo, quindi è veramente corto. E in questo modo andiamo ad attaccarlo da una parte all'iPhone e dall'altra al computer e possiamo quindi carpire della musica, comunque andare a sincronizzare il nostro iPhone con il computer anche quando non abbiamo il cavetto. Quindi all'occorrenza tiriamo fuori il nostro dock connector retrattile e abbiamo quindi un accessorio veramente utile che tra l'altro è anche portatile e invisibile mischiato tra le nostre chiavi. Questi sono i quattro accessori che oggi vi proponiamo proprio perché sono economici e anche utili. Quindi 15 euro acquistati tutti insieme, i prezzi singoli ve li ho detti. E non mi resta quindi che salutare tutti ragazzi. Alla prossima recensione, Gigi Calabrò per iPhone Italia.